Buonasera e bentornati a una nuova puntata di Municipio X. Questa sera con noi Elena Stafano di Milano Sguarinetti. Buonasera Elena. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Elena, allora mi piacerebbe che tu oggi ci raccontassi del tuo blog, perché appunto Milano Sguarinetti nasce come blog e poi in realtà risulta essere molto altro, perché già dal nome possiamo capire che ci porterà a scoprire delle nuove curiosità che, visto il periodo, sicuramente non fa male. Sì, allora sì, il mio blog racconta chicche e curiosità di Milano e dintorni dal mio punto di vista. È un progetto che nasce nel 2014, ma praticamente solo successivamente, in realtà nasce un po' come gioco, come divertimento per raccontare un po' i luoghi poco conosciuti della città, però poi ho iniziato a lavorarci in modo un po' più costante, anche un po' più professionale, quindi mi sono specializzata anche proprio nel SEO copywriting, e perciò ho iniziato a ricevere le prime collaborazioni. E ho iniziato proprio a lavorarci proprio seriamente in modo professional. E quindi ho aggiornato ovviamente anche le sezioni del blog, quindi inizialmente c'erano solamente pochissime sezioni, poi diciamo che dal 2015, dal 2016 ho iniziato a raccontare di più luoghi. E quindi oltre alla parte dedicata a Milano, ho inserito anche la parte dedicata al fuori città, le gite fuori porta, ai trekking, e poi successivamente ho creato anche la sezione dedicata alla street art, che è un'altra mia passione, che ho continuato a coltivare qui a Milano da un po' di anni a questa parte, perché comunque ormai già dal 2010 c'è stato questo boom qui a Milano, ma un po' in tutti Italia, della street art, del fenomeno della street art, che mi ha incuriosito tantissimo, e quindi ho iniziato poi a raccontare anche sul mio blog questi muri, insomma, queste Il opere di fenomeno vero e arte. proprio. Sì, esatto, e perché comunque a me piace andare oltre, no? Mi piace scoprire quello che c'è dietro, questo un po' in tutte le cose, sono infatti un'inguaribile curiosa, e perciò ogni volta che guardavo un muro, comunque mi chiedevo chi l'avesse fatto, perché l'avesse fatto, cosa vuole rappresentare, poi dato che la città è un fenomeno molto ampio, per cui non sempre viene l'artista opera su muri autorizzati, in alcuni casi sì, sono dei progetti commissionati, in altri no, quindi anche questo aspetto autorizzato o non autorizzato, vandalismo o non vandalismo, mi affascinava tantissimo, e quindi ho iniziato un po' a contattare gli artisti stessi per ricevere informazioni, per farmi raccontare un po' le loro opere. E quindi, insomma, ho iniziato a raccontare poi sul mio blog. Anche perché, insomma, quello che tu fai è seguire quella che mi sembra capire essere un'attitudine personale, cioè quella di andare a scavare, di conoscere quelle che sono le ragioni dietro le cose, lo fai anche in qualità di turista, quindi non cerchi luoghi canonici. Sì, infatti dico sempre che io faccio la turista nella mia città. E proprio perché ecco, Milano mi ha sempre affascinato da quando ho messo piede in questa città, cioè dal lontano 2007. Io me ne sono subito innamorata perché è una città che si lascia scoprire piano piano, cioè vivendola. Cioè la si scopre solo se la si vive. E quindi ho capito che è piena di angoli nascosti, inaspettati, e quindi è una città che si sorprende continuamente. E poi, soprattutto dal 2015 ad oggi, è una città in continua trasformazione, quindi quella di ieri non è quella di oggi. E questo mi permette di scoprirla come appunto come fosse una turista. Poi questo approccio io lo utilizzo anche proprio nell'esplorazione di altre città, quando viaggio. Vado sempre alla ricerca di luoghi non turistici, quindi lontano dai circuiti turistici e magari che non sono neanche segnalati sulle guide, proprio perché mi piace andare alla scoperta della parte genuina, quella più spontanea della città. Mi piace parlare con gli abitanti del quartiere oppure della città che vado a visitare, e lo faccio anche qui a Milano, cioè nella mia stessa città.
Sì, anche perché prima mi dicevi che appunto ti rendi conto di quanto tipicamente gli abitanti di Milano, in questo caso, perché la città di cui parliamo, tendono a ricreare una propria routine e quindi si perdono poi degli elementi che vale la pena scoprire. Sì, infatti ho scoperto che molti milanesi non conoscono la loro città e spesso effettivamente magari percorrono lo stesso tragitto, casa lavoro, lavoro casa, frequentano gli stessi locali, gli stessi ristoranti, per cui diciamo non si perdono nelle vie secondarie. Infatti quello che invito a fare a tutti sempre è proprio di lasciarsi perdere proprio nelle vie, di attraversare proprio vie che non avevano prima attraversato e di lasciarsi anche un po' stupire, di alzare lo sguardo, perché spesso veramente si scoprono dei palazzi meravigliosi, storici, pieni di dettagli artistici, architettonici che magari non avevamo fatto caso in precedenza, oppure di lasciarsi di entrare nei cortili nascosti, perché Milano è piena di questi cortili dove ci sono le vecchie case, le case di ringhiera, quindi dove è presente la vecchia Milano, e sono presenti soprattutto lungo il Naviglio Pavese, in Corso San Gottardo, in queste lunghe vie, ci sono questi cortili bellissimi in cui io... Sì, conoscere la città non solo delle necessità, ma quella appunto della scoperta dello stupore, che non ci spinge a guardare solo le fermate, legare i luoghi a quello che è il nostro percorso magari di lavoro, casa lavoro, ma a scovare poi il nuovo, il bello. Sì, diciamo che quello che è importante fare, secondo me, è proprio lasciarsi trascinare dalla propria curiosità, proprio abbandonarsi completamente alla curiosità. E quello ti veramente, questo mi ha fatto scoprire veramente tantissimi luoghi, tantissime chicche, anche tantissime persone, perché poi quando entri nei cortili oppure entro anche nei negozietti, sai, quelle botteghe artigianali, comunque conosci gente nuova. Sì, questo tra l'altro è un tema che noi cerchiamo di toccare anche precedentemente, insomma, in altre interviste. Abbiamo visto quanto il locale ha da dare ancora, da offrire. Questo vale non solo per il negozio, per la persona, ma anche talvolta proprio per il luogo in sé, quindi che tu guardi non solo con l'architettura classica, ma anche sotto un'ottica di murales, quindi di street art. Sì, esatto. E come fai a far scoprire, insomma, la città? Tu hai nel tuo blog e con il tuo blog, con l'esperienza, trovato modi per farcela conoscere? Sì, io a parte raccontarla proprio con degli articoli su blog o anche i social associati, Instagram e Facebook, e ho creato dei progetti collaterali al blog che sono i tour di street art. Ho iniziato nel 2018 a organizzare questi tour in collaborazione con Milano Arte. Ho organizzato i tour con l'artista, cioè i tour di street art con l'autore, così si chiamava il progetto, che erano dei tour in cui c'era l'artista che raccontava le sue opere e quindi creavamo l'itinerario ovviamente sulla base delle opere dell'artista. E sono stati dei tour che hanno avuto un buon seguito, sono stati molto apprezzati sia dall'artista che dai partecipanti, perché appunto comunque il punto di vista dell'artista sicuramente è quello migliore per poter raccontare la street art, perché appunto la si ascolta il racconto di una persona che è protagonista, cioè che veramente è proprio dentro il mondo della street art. E vuoi anche questo un modo inedito di conoscere la street art? Esatto. E poi un'altra caratteristica interessante è che comunque tutti i tour, questi tour erano comunque, raccontavano anche delle chicche, delle curiosità del quartiere, perché comunque... tutte le opere di street art sono sempre contestualizzate, dialogano con il territorio, con l'edificio, con le persone che abitano il quartiere, non sono mai realizzate a caso, ecco. Quindi è importante, direi fondamentale, conoscere proprio la storia del quartiere, le dinamiche che si sviluppano nel quartiere, curiosità, proprio per conoscere anche la stessa opera.
quindi sono interessanti questi tour anche per questo. Poi nel 2019, dopo questi tour con l'artista, nel 2019 ho lanciato in collaborazione con X City Tour i tour quiz in Ortica. Ortica è un quartiere a cui sono molto legata, è uno dei miei quartieri preferiti della città, perché ha conservato ancora le dimensioni di paese, però in continua trasformazione proprio grazie alla street art. E quindi ho pensato insieme ad Alisa, questa ragazza che si occupa appunto, che è titolare di questo format, e abbiamo creato questi tour quiz focalizzati sulla street art, che ti permettono di conoscere Ortica attraverso dei quiz, quindi attraverso un gioco in squadra, una sorta di caccia al tesoro, quindi un modo divertente per scoprire la città, le curiosità del quartiere, dei murales, degli artisti, eccetera. E devo dire che anche questo è un progetto che è andato molto bene, tant'è che l'ho riproposto quest'anno, da giugno a settembre, ed è stato molto seguito, anche perché è un modo per conoscere anche altre persone, per socializzare, oltre che per conoscere a tutto tondo, perché conosci non solo la città insieme a persone che vogliono conoscere la città. Esatto. E invece poi da giugno di quest'anno ad ottobre ho creato ho portato avanti altri tour, altri itinerari di street art in collaborazione con Roberta Prosabio, che è una guida turistica. Insieme abbiamo creato 4 itinerari, 3 itinerari a piedi e uno un bike tour, quindi con la bicicletta. E anche in questo caso si abbinava la street art con le chicche storiche, quindi con la scoperta degli angoli nascosti di Milano. Anche perché per me effettivamente la street art è anche questo, un modo, diciamo, una chiave di lettura della città, una chiave di lettura diversa della città, cioè un modo anche per scoprire proprio luoghi in cui non ci andresti mai appositamente, cioè qui non ci capiti mai, ci devi andare appositamente. Anche quindi, perché siccome ricordavi il legame, insomma, l'aspetto della street art, che comunque, se vuoi, un aspetto di commissione o meno, porta magari agli artisti ad esprimersi in zone che difficilmente sono così da tutti trafficate, no? Esatto, difficilmente sono zone, diciamo, di passaggio. Spesso la maggior parte dei murales, anche quelli autorizzati, sono comunque in zone periferiche, in zone poco battute, in vie secondarie, anche se magari in zone, diciamo, più centrali della città, però sono comunque in zone secondarie, quindi magari ci devi andare sempre appositamente, non ci capiti. E quindi per questo mi piace anche la street art, l'arte urbana, proprio per questo aspetto di scoperta di nuovi luoghi. Mi ha permesso di scoprire veramente nuove vie, nuove realtà, anche nuove persone. Quindi secondo me è proprio una chiave di lettura diversa della scoperta di una città. Sì, e se vogliamo anche perché la street art magari viene ancora in certi contesti letta meno, guardata meno, in realtà è un punto nel 2020 di un punto di vista, un punto di osservazione molto interessante e anche molto attuale. Sì, poi ha questo diciamo, ha proprio questo spirito underground che è affascinante, e quindi per questo io trovo appunto affascinante e suggestivo andare proprio, non so, a vedere proprio i muri sulle ferrovie, proprio di questi luoghi semiabbandonati, o comunque proprio lontano dal centro. E io allora ti chiederei poi, visto che insomma siamo in un momento in cui il turismo risulta un po' più difficile, se possiamo guardare insieme, lascio ovviamente a te la parola, che da esperto ci puoi descrivere quelli che sono i tuoi sguardi inediti, quelli che ci porti oggi, e spiegando un po', insomma, che immagino sarà una commissione tra quello che è ciò che ci hai detto, il vecchio e il nuovo, ecco, voglio sì, guardare esatto. Complesso. Sì. Allora, vi ho selezionato 10 posti, 10 luoghi, alcuni più conosciuti, altri meno, e ho cercato di unire sia luoghi di street art, sia murales, che luoghi comunque
luoghi, diciamo, posti da visitare, ecco, e proprio per unire le due anime del blog. Ecco, quindi allora uno che sono poi alla fine dei posti che io preferisco, che mi piacciono tantissimo, ecco, che mi piace raccontare. Allora, il primo tra tutti è la Biblioteca degli Alberi, che tutti conosciamo, è un posto centralissimo e a me piace tantissimo perché è bello, è proprio bello, cioè proprio dal punto di vista estetico, è un parco bellissimo. Poi non so se appunto sapete perché si chiama Biblioteca degli Alberi. Si chiama così per la vegetazione, la varietà di vegetazione presente all'interno di questo parco, e ci sono addirittura 100 specie, 500 alberi, addirittura 135.000 piante, quindi insomma veramente un numero stratosferico di vegetazione. Poi a me piace molto perché è un luogo appunto dove puoi rilassarti, puoi passeggiare, puoi fare sport, diciamo un luogo multifunzionale. Mi piace che c'è l'area picnic attrezzata, quindi puoi mangiare all'aperto, cosa che a me piace tantissimo. E poi appunto mi piace perché anche in base alle stagioni cambia aspetto. E l'altra ragione per cui sono particolarmente legata è perché ti dà praticamente ti permette di vedere, di osservare le due facce di Milano, la Milano nuova con la Milano, diciamo, antica, e ti permette di vedere proprio i contrasti urbani, il contrasto tra il vecchio e il nuovo. Quindi tu puoi ammiri i grattacieli, cioè ci sono appunto, hai la visuale dei grattacieli a fianco quella delle vecchie case che si trovano in quella zona, in zona Isola. Quindi questo contrasto tra il vecchio e il nuovo per me è molto affascinante, mi piace molto. Con il legame poi della natura, che è un quadro di per sé, perché come dicevi cambia ad ogni stagione un po' lo sguardo, e quindi insomma è un quadro all'aria aperta. Sì, esatto. E poi un altro luogo a cui sono particolarmente legata è l'Abbazia di Chiaravalle, che si trova appunto all'interno del Parco Agricolo del Sud, una zona meravigliosa. Siamo a Milano, ma effettivamente non sembra di essere a Milano, sembra di essere in campagna, ed è un'abbazia proprio bellissima, una chicca. All'interno addirittura uno dei più importanti complessi monastici italiani, risalenti al 1135 se non erro, e all'interno conserva degli affreschi importanti, degli affreschi di artisti, insomma di artisti lombardi, del calibro di Bernardino Luini per esempio. Quindi insomma è un gioiellino storico, tutto da scoprire. E poi ha questa torre campanaria che è carinissima e molto instagrammabile. Ecco. Sì, è molto instagrammabile, io poi sono fissata su Instagram con le fotografie. Beh, questo sarà un aspetto che gli ascoltatori sicuramente ricorderanno, perché è in voga e ha tutto il senso di essere al passo con i nostri tempi. E questa torre campanaria è chiamata Ciribiciaccola, ha questo nome particolare, e comunque è molto carina. Poi è visitabile, comunque organizzano anche delle visite guidate, ovviamente non in questo periodo, ed è un modo per staccare un po' dalla frenesia della città e scoprire anche un luogo storico, ecco. Poi un altro luogo a cui sono legata è la Cascina Sant'Ambrogio, che è un posto bello, ma è anche un bel progetto, alla base è un bel progetto che vi voglio raccontare. Allora, la Cascina Sant'Ambrogio è una delle tante cascine urbane, cioè presenti in città, e si trova tra Forlanini e Ortica, in pratica. E in realtà anche qui sembra di non essere in città, sembra di essere in piena campagna. E la cascina risale in realtà al 1100, quando qui c'erano le moniche di Santa Radegonda, che erano fuggite dall'invasione di Barbarossa, e quindi si erano andate a rifugiare qui, in questo posto. Infatti c'è un abside che ricorda l'antica chiesa,
è rimasto, diciamo, l'unico luogo che è rimasto, diciamo, quasi intatto. E poi è stato sempre un luogo di agricoltura, hanno vissuto gli agricoltori in questo posto. Fino al 2000 è stato semi-abbandonato. Era un po' in decadenza, se non che poi un'associazione di ragazzi che si chiama Cascinet l'hanno presa in mano nel 2012 e hanno praticamente iniziato praticamente a riattivarla, organizzando attività inclusive, creando gli orti sociali, portando l'arte, la cucina, l'ospitalità e realizzando proprio un modello di vita economico-sociale sostenibile. Addirittura all'interno c'è un agri-ristoro, cioè proprio una sorta di punto di ristoro dove si beve, si mangia, durante ovviamente la bella stagione, ma non solo, c'è appunto ci sono gli orti sociali, quindi puoi affittare il tuo orticello, lo puoi coltivare. Oppure c'è la fattoria, una sorta di fattoria didattica, delle attività rivolte ai bambini. Bene, quindi un posto che andremo a scoprire non appena sarà possibile, insomma. Esatto, sì. Abbiamo lasciato qualche spunto, insomma, sì. L'idea è questa, di solleticare la vostra curiosità, così appunto da poter scoprire la prossima. È veramente bellissimo, un posto eccezionale, pazzesco. E tra gli altri posti cosa abbiamo? Poi abbiamo Villa Clerici, che si trova nel cuore di Niguarda, è veramente un posto defilatissimo, ci devi andare appositamente, altrimenti non ci passi, non ci arrivi di passaggio. Ed è una villa antica del 1700, voluta da Giorgio Clerici per celebrare l'ascesa sociale della sua famiglia. E praticamente all'interno ospita il museo ecclesiastico. Oltre al museo ecclesiastico c'è una scuola di management ed è un posto bellissimo, c'è una chicca, un gioiellino incredibile che ho scoperto qualche annetto fa. E allora teniamo anche questa lista. Perché ci sono questi alberi in fiore, rosa, che perdono i petali e quindi creano praticamente uno strato di petali rosa sul prato che... Bellissimo. Anche poi, questo è instagrammabile. Anche questo è instagrammabile, esatto. E poi abbiamo la Biblioteca Morando, se non sì, la Biblioteca Morando è un'altra chicca poco conosciuta che si trova lungo la Martesana e praticamente raccoglie 13.000 volumi, lettere, fotografie, faldoni, di appunti di Morando Morandini, il critico cinematografico, e all'interno c'è anche una videoteca con DVD, Blu-ray, consultabili in loco, quindi è proprio una biblioteca dedicata al cinema. È stata appunto fornita da Morando Morandini e anche da Paolo Limiti. E in onore ai due, diciamo, questi due personaggi, queste due personalità, sono stati realizzati dei murales all'interno, realizzati dall'artista cubano Ascanio. Quindi all'interno si possono ammirare anche questi murales. Quindi un insieme, insomma, di cultura utilitaria anche da un certo punto di vista, perché molti sono gli studenti che possono ricorrere all'utilizzare la Biblioteca Morando, esatto. Soprattutto in un momento in cui oggi, insomma, risulta facile consultare la casa, la Biblioteca Morando mette a disposizione, insomma, molto materiale e poi dal punto di vista visivo, appunto, artistico, sì, quello che dicevamo, l'arte nuova. Sì, poi passiamo invece ai murales. Allora, uno dei murales che a me piacciono tanto anche per il posto in cui è stato realizzato è il murale delle Partigiane, che è stato inaugurato a dicembre del 2015. È un'opera che racconta la storia di quattro grandi donne che si sono battute per i propri ideali a costo della propria vita. E sono donne coraggiose, combattenti, le partigiane di ieri e di oggi. È un murale molto bello dal valore artistico, perché è stato realizzato comunque da diversi artisti, ne cito qualcuno: Chiara Loca, Martina, Dada, Viperez, Ivan, Frode e Tawa. Sono grandi artisti della scena milanese, sono artisti famosi comunque a livello internazionale e hanno realizzato questo muro veramente sia forte come messaggio ma anche bello visivamente.
molto impattante, e in questo posto a Barona, cioè proprio nel cuore di Barona, in questo posto che si chiama il Barrios, che è un posto secondo me veramente bello, proprio un posto incredibile, pazzesco, dove organizzano anche delle attività culturali, artistiche, durante l'estate, soprattutto durante la bella stagione. E insomma, a me piace veramente tanto questo muro. Poi altri murali che voglio raccontarvi oggi sono quelli di Ortica. I murali est di Ortica fanno parte di un progetto commissionato che si chiama Orme Ortica Memoria. È un percorso sulla memoria del quartiere Ortica, ma anche della città di Milano e dell'Italia stessa, perché i muri raccontano la storia del Novecento italiano e a sua volta raccontano anche delle chicche e delle curiosità del quartiere e della città stessa di Milano. E sono veramente tantissimi i muri, ormai il quartiere è diventato un quartiere museo, cioè quindi un museo a cielo aperto, e che continua a sfornare comunque nuove opere. E gli artisti sono gli Ortica Noodles, che nascono come coppia, come duo di artisti, e oggi sono un collettivo ormai, sono anche loro famosi a livello internazionale, e veramente hanno trasformato completamente questo quartiere, che a me piace tantissimo, come dicevo prima, proprio perché ha mantenuto questa dimensione paesana. E la presenza di questi muri, la presenza dell'arte urbana, crea questo binomio tra il vecchio, diciamo, tra l'antico e il moderno, che a me affascina tantissimo. Elena, io ti ringrazio per questo sguardo molto interessante. In realtà, insomma, purtroppo il nostro tempo è terminato, però coglierei l'occasione, insomma, per ricordare che tutto quanto hai detto, che sarà visibile comunque sulle tue pagine anche social, deve essere un modo per invogliarvi poi ad approfondire, soprattutto anche grazie al tuo aiuto, e poi scoprire ulteriormente quando sarà possibile uscire nuovamente. Assolutamente sì, vi invito a uscire quando appunto sarà possibile. Sui miei canali potete vedere questi luoghi che ho raccontato, ma anche altri che vi avrei raccontato, però non c'è tempo purtroppo, però ecco, li trovate tutti sul mio blog e sui miei canali social. Esatto, ricordiamo, con Milano Square Inediti riuscite a ritrovare tutto su internet e appunto sui social. Elena, io ti ringrazio e colgo l'occasione per appunto rimandare le tue pagine, e saluto insomma chi ci ha ascoltato, ha avuto il piacere di avere qualche chicca milanese. Grazie, buonasera. Grazie a tutti, buonasera. Grazie, alla prossima puntata. Ciao.